Così, dopo tanto dire io, mi ritrovo nuovamente solo, tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, o che sarà di questa vita, sempre fra le dita. Sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore arbitro di cuori rubati. Ora siamo molto più di una semplice coppia. Siamo una famiglia. Credevo di avere tutto, invece ora c'è Giulia. Giorgio. Ciao, ne vuoi? Come, non ti va di brindare al lieto evento? Perché non ne parliamo un po', invece? Parlarne ancora? Più ci penso, più questa storia mi sembra un labirinto. Dov'è l'uscita? Forse non c'è. Perlomeno non come la intendi tu. Oh, mi dispiace, non so come ho fatto ad essere così stupido. Se tornassi indietro... Se tornassi indietro faresti esattamente la stessa cosa, quindi... Tanto vale che non ti tormenti. Mentre... io e te dovremmo parlare di questo. Sono stato io a trascinare te e Giulia in questa storia e tocca a me risolverla. Peccato che non so da che parte cominciare. Comincia dalla cosa più importante. E sarebbe? Non lasciarti rovinare la vita. È questo che Asia vuole, non lo capisci? Comincia a non bere a quest'ora, per esempio. Senti, adesso basta, non ce la faccio a parlarne, non posso. Scusami. Prima lo becco che gironzola sotto casa tua. Poi lo scorpione mentre chiede tue notizie. Si può sapere cosa vuole da te? Indovina. È cotto. Tutto qua. Secondo me lo hai incoraggiato. Ho cercato di fargli capire che non era aria. Ho dovuto persino lasciare l'appartamento per togliermelo dai piedi. Tutto qui? Sei sicura? Senti. Senti, va fatto pena, ok? E se non capisce, tanto peggio per lui. Secondo me hai capito benissimo. Quasi quasi gli do la seconda lezione. I metodi accelerati sono sempre più efficaci. T'ho detto che non serve. E dai, vieni. Sono sicura che non lo rivedremo più. Allora, gli occhiali li ho presi. Il portafoglio pure. E il cellulare? Dov'è il cellulare? Avete visto per caso il mio cellulare? No. Mamma, ma vedi quei tuoi amici, com'è che si chiamano? Clara e Tommaso? Sì, saranno 10 anni che non vado a trovarli. Ma dove? Eccolo qui! E come c'è finito qui sotto? Hanno perfino organizzato una festa in mio onore. Pensate. Certo. Divertiti, mammina. Grazie. Comportati bene. Ciao, papà. Quando arrivo vi chiamo, eh? Vai a piedi? Perché? Biglietto del treno. Guarda. E la testa, papà, l'ho presa? Sì, l'hai presa. Adoprala qualche volta. Grazie, papà. Ciao. Ciao, Leonora. Dove vai di bello? Vado per il weekend a Milano, te l'avevo detto. No, cioè sì, ma non doveva essere il prossimo. Quindi stasera non verrà lo spettacolo. Mi dispiace, ma l'avevo già fissato da un sacco di tempo. Beh, non puoi rimandare, gli dici che sei stata invitata come ospite d'onore e che non puoi assolutamente mancare. No, no, Leonora, non posso disdire così all'ultimo momento, non sarebbe gentile. Uffa, ma ci tenevo così tanto a farti vedere il mio balletto, una volta che ero... È tardissimo, il taxi mi sarà già aspettando qui sopra. Eleonora, dai, non fare così, stasera ti manderò buoni influssi, vedrai che lo spettacolo sarà un successone. Me lo sento! Ciao! Ciao! Ciao, mamma! Ti consiglio di non esagerare. Nel tuo stato è meglio non fare gli sforzi eccessivi. Sei pregato di tenerteli per te i tuoi consigli. Va bene, hai ragione.
questa sorpresina della cicogna, hai superato il maestro. Da questo punto in poi, Giorgio Donadoni è tutto tuo. Non è detto. Quando ho passato la notte con Giorgio, nello stesso periodo sono stata a letto con uno. Cioè, mi stai dicendo che il figlio potrebbe non essere di Giorgio, ma di un'altra persona? Esatto. E in questo caso, addio Giorgio. Vabbè, non sarebbe la prima volta che il figlio di uno diventa magicamente il figlio di un altro. Se lo meriterebbe quel bastardo. Non ha detto una parola, una sola, sul bambino. L'unica cosa che gli interessa è salvarsi la faccia con Ginevra, con Giulia e con se stesso. Motivo in più per fargli credere che il marmocchio è figlio suo. Così impara. E come? Sentiamo. Giorgio non è uno stupido. Mi ha chiesto di fare il test del DNA per essere sicuro al 100% che il figlio sia suo. Che personcina romantica e piena di fiducia nel prossimo, eh? Si merita tutto quello che gli farai, anche di più. Il punto è cosa gli faccio. Fabio, io sono in trappola, lo capisci? Stavolta vado a fondo. Ma perché ti perdi in un bicchiere d'acqua? Scusa, può darsi che il figlio sia davvero di Giorgio, no? Ma come fai a non capire? Io non ho bisogno di un forse, ho bisogno della certezza assoluta. Dov'è il problema, scusa? Quando non sei sicuro del punto che farai, un'alternativa c'è sempre. Non tirare i dadi. Nessuno ti può costringere. Disturbo? Come faccio a concentrarmi se ogni 5 minuti entra qualcuno? Cosa c'è adesso? Mi dispiace, ma questi devono essere spediti entro oggi. Mi dispiace, Fismarli. No. L'orario della riunione è sbagliato. Ti avevo detto di cambiarlo dalle 10 alle 10.30. Non mi pare. Comunque, ci metto un momento a cambiarli. Faccio io. Lo devo fare tutto io qua dentro. Anche le cose più stupide. Ginevra, per piacere, cerchiamo di venirci incontro. Lo capisco perfettamente che tu stai passando un momento molto delicato con Giorgio. Ma non credere che a casa mia sia più facile, eh? Senti, se Asia voleva evitare tanto dolore a tutti, doveva starsene zitta. E invece non le è parso vero di coinvolgere Giorgio in questa situazione. Coinvolgerlo? Ma come faceva a non parlare? È il padre. Ammettiamo che sia il padre. Ma è anche un uomo sposato. E tu lo sai che noi siamo appena usciti da una crisi tremenda. Io ci ho pensato molto. Ma alla fine, sia Paolo che io abbiamo deciso che, insomma, che lui aveva il diritto di sapere del bambino. E i miei diritti, chi ci pensa? Anch'io ho dato una figlia a Giorgio e sono ancora sua moglie. Beh, questo nessuno lo contesta. Ma forse era lui che doveva pensare ai tuoi diritti, no? Comportarsi da persona adulta invece di mettersi a correre appresso una ragazzina. Ragazzina, ma Lia, per piacere, ha cercato di accalappiarlo con l'espediente più vecchio del mondo. Per favore, Ginevra, non esageriamo. Io non posso stare qui a sentir dire certe cose di mia figlia. Va bene, Giorgio avrà sbagliato. Ma non credere che Asia sia la santarellina che pensi. Comunque, è inutile stare qui a parlare di questo. Tanto ormai le cose non le possiamo cambiare, né tu né io. Tanto vale guardare avanti, giusto? Ti assicuro, combatterò con tutti i mezzi per difendere la mia famiglia. O hai una soluzione da propormi? Il piano che mi ha inclinato, ho rotto qualche costola. Certo, guarda, ero convinto che non avrei più rivisto questo posto, almeno da vivo. Lo credo. Ma sei sicuro di non voler andare al pronto soccorso? Meglio di no, perché se mi vedono così iniziano a fare domande, poi va a finire che metto nei casini Paola. Per poco quel delinquente del suo amico ti ammazzava e tu che fai? Pensi alla sua incolumità. Ma ti sei visto? E che Cri non mi convince. Secondo me lei mi nasconde qualcosa. Io sento che la devo proteggere. Già, che ci devi fare tu al pronto soccorso? Tu hai bisogno di un supporto psicologico. Altro che Paola. Tu devi proteggere te stesso, guardati. Scusate, posso? Stai lì, vado io. Non puoi e non ti scusiamo. Tu non ti intromettere, stanne fuori. Come stai? Vattene, è già combinato abbastanza casini. Guarda com'è conciato. È lui che deve decidere.
Vuoi che me ne vada oppure no? E meno male che il balletto dovrebbe ispirarsi a Air. Hai presente i figli dei fiori, gonnellone con le frange, colori psichedelici? Tu la prossima volta ispirati a Ginger Roger e Fred Astaire e vedrai se non ti faccio un capolavoro. Ma se t'ho dato pure la cassetta, guarda qua, sembro più racchia delle sorelle di Cenerentola. La cassetta no, a me il risultato non sembra affatto male. Lo sai cos'è che ti fa parlare così? È l'ansia da palcoscenico. Ma vedrai che tu stasera farai un figurone. Adesso mettiamo a posto questa spaldina. Senti, io su quel palcoscenico non ci salgo per niente, ok? Mi vergogno troppo. Da quando ci conosciamo ci siamo scambiati più cerotti che baci. Dimmi la verità, come ci disinfettiamo noi non si disinfetta nessuno, vero? Non mi facesse male dappertutto riderei, eh? Così impari a non darmi retta. Te l'avevo detto o no di starmi alla larga? Ma tu niente, eh? Testardo, ti sei messo a seguirmi. E sei finito nei guai, grossi guai. Il tizio, l'armadio, chi era? Il tuo angelo custode? Più o meno. Meno male che vi ho visti, guarda. Mi devi un favore. Scusami, ma questo è un po' troppo. Adesso ti dovrei anche ringraziare. Comunque una cosa devo ammetterla, sei tempista, perché se non arrivavi tu i titoli di domani erano il fu Mattia Bonanni. Sei molto fortunato. Ma da oggi in poi non voglio che fai altre stupidaggini, capito? Tutto quello che so di te è il nome. Entri ed esci dalla mia vita, no? Non so niente di te. Avrò almeno il diritto di sapere chi era quel tizio, no? Shh. Zitto. Riposati adesso. Chiudi gli occhi. No. Non parlare. E non pensare a niente. Chiudi gli occhi. Che a te ci penso io. Io ho lottato con tutte le mie forze per tenere in piedi questo matrimonio. Che tu mi dici che io dovrei accettare la situazione. Ma ti rendi conto che questo cambierebbe tutto? Sì, ma un bambino non rovina niente che non sia già rovinato. E se il tuo rapporto con Giorgio è forte, sopravviverà. Sopravviverà anche pettegolezzi. Lo sai, la gente ci gode a frugare nelle questioni degli altri. Non ti sei mai preoccupata dei pettegolezzi tu? Ma che c'entra? Prima era diverso, eravamo più giovani. E poi comunque, come pensi che la prenderebbe Giulia? Deve sposarsi ed è così contenta per il suo matrimonio. No. Non è giusto che qualcuno le rovini tutto. Ah, perché invece è giusto che Asia si tiri su suo figlio da sola, senza un compagno, senza un lavoro, tanto per non parlare dei suoi studi. Questo invece è giusto. Eh? Sono queste le mie preoccupazioni, Ginevra. Sì, scusa. Asia è sola ed è incinta di tuo marito. Allora, per favore, trovami qualche cosa di più serio. Dei pettegolezzi della gente o di Giulia che poverina si turba mentre sceglie le bomboniere. Altrimenti il discorso lo chiudiamo subito. Ho paura. Ecco, questa è la verità. Io ho paura. Giulia se ne sta per andare di casa. E in questo momento io e Giorgio dovremmo sentirci più uniti. E invece spunta fuori un figlio di un'altra. Ma ti rendi conto che questo lo allontanerà completamente da me? Ma che cosa stai dicendo? Tu sei intelligente, sei affascinante, sei sua moglie. Lui ha scelto te. Oh, ma come fai a avere tanta paura di una ragazzina? Appunto, è una ragazzina. Asia è giovane, bella. Giorgio non è cieco. E tra un po' sarà la madre di suo figlio. Sì, lo so, tu stai soltanto cercando di difendere tua figlia, ma abbi un po' di comprensione. Lia, io sono così stanca. Ma ce l'ho, Ginevra. Ce l'ho. Anche se la vita, i fatti ci stanno mettendo una contro l'altra, io non me lo dimentico che noi siamo state amiche. Neanche io. Tu sei preziosa, Lia. Lo sei sempre stata, ma purtroppo questo non cambia niente. È che non avremmo mai dovuto mischiare i fatti personali con il lavoro. Ma adesso è un po' tardi per cambiare le cose. Sì, è vero.
Ora sarebbe troppo difficile continuare a lavorare assieme. Stai cercando di dirmi qualche cosa? Sì. Avrei voluto che andasse diversamente. Va bene. Domani riceverai la mia lettera di dimissione. Non c'è problema. E questa volta non la respingerai, vero? No. Questa volta non la respingerò. Leonora, me lo dai quel vestito che ti è giusto la pratella? Scusami per prima. È che alle volte sono così insopportabile che mi prenderei a schiaffi. Il vestito non c'entra niente, vero? No. È che è inutile. Non me la sento. Davvero non mi va. Non ti va nemmeno di aiutare quei ragazzi della casa famiglia? Loro sì che hanno problemi veri. Appunto. È come vedere una foto di me quando ero piccola, quando stavo al collegio. E questo mi mette l'angoscia. Poi non c'è neanche Marianna. Che stupida che sono. Che mi ci attacco alle persone. Basta che mi fanno una carezza e io sto lì. Tanto che gliene importa a Marianna, no? Lei c'ha già due figlie. Sono anche i nonni, le sorelle, i padri. A proposito, hai chiamato tuo padre per farlo venire allo spettacolo? Mio padre. Se l'avessi invitato, mi avrebbe detto che è un impegno di lavoro. Ma scusa, come fai a saperlo, se non ci provi? Ma sai che gliene importa a mio padre di uno spettacolino, no? Quello spettacolino farà felici dei ragazzini, almeno per una sera, che sono sempre soli, come lo eri tu. Ma io non sono più sola adesso, perché mi avete adottato, te, Chiara. E anche Valentina. E Marianna? Guarda che lei è un po' distratta, ma ci tiene molto a te. Lei sarebbe orgogliosa di vederti su quel palco stasera. E anche tua madre lo sarebbe. Anzi, lo sarà perché io sono sicuro che lei ti vede. Grazie, Arturo. Sei sempre il nonno giusto al momento giusto. Ma dai, su, ma che sono queste moline? Su, forza. Dammi questo vestito. E le prove non aspettano. Coraggio, dai! Oh, finalmente! Dai, veloce, su! Parti con la musica, grazie! Lo dovrà? Ma che c'ha questa musica? Allora, stop! Fermi, stop, riparti un po', grazie. Ma dico io, cioè senza Cristiano qui è una tragedia. Robby, Roberto, io da sola non ce la faccio, io senza Cristiano non ce la faccio. Sì, calma, calma, no problem. Ecco qua, Cristiano ha fatto il CD con tutte le tracce. Meno male, speriamo, meno male, almeno c'è il balletto di Ele, che è straordinario, no? Ah, Eleonora è brava, è brava. Poi è un animale da palcoscenico, un po' come me. È bravo. Ma perché è così agitata? Mettelasse pure a me. Tutti sono nervosi quando salgono su un palcoscenico, specialmente alla prova generale. Poi vedrai, appena si scalda un po'. Speriamo. Ma ci pensi se fa una brutta figura stasera? Accidenti. No, ragazzi, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Davvero, basta. Vai, via. No, aspetta, Ele. Buongiorno, Ginevra. Pensavo non saresti venuta. E sarebbe stato un peccato, lo dico per te. Si figuri, dovevo venire. Sono troppo curiosa di sapere cosa ha da dirmi di così interessante. Allora forza con questa scenata e facciamo presto, così sono a casa per cena. Io di solito non faccio scenate in mezzo alla strada. Ah già, dimenticavo. Oltre ad essere una moglie tradita, lei è una raffinata donna d'affari. Esatto. Non mi dica che mi ha fatto venire qui per parlarmi dei suoi affari. In un certo senso sì. Hai detto a qualcuno che ci saremmo visti? No. Perché? Di cosa dobbiamo parlare? In privato.
Aspetta, aspetta, Ele, dove te ne stai andando, scusa? Chiara, mi lasci, guarda, no, non ce la faccio. No, scusa, tu lo sai benissimo che se te ne vai a Valle la metti nei casini. Perché non me la sento, mi vergogno, se non ce la faccio, non ce la faccio, no? Scusa, ma il balletto è il pezzo forte della serata e poi è una grande occasione anche per te. No, non me la sento. Guarda che se te ne vai potresti pentirtene. Mentirmene? E per cosa? Cioè, scusa, ci hai lavorato tanto su questo balletto. Perché te ne vuoi andare? Che hai combinato? Non è che mi stai nascondendo qualcosa? Mm? Una cosa sì, ma l'ho fatto perché ti voglio bene. Che cosa? So che stasera qui ci sarà uno spettacolo meraviglioso. Perché vuoi convincermi a tutti i costi a non innamorarmi di te, a non voler stare con te? Lascialo decidere a me, anzi io ho già deciso. E io ho deciso che non dobbiamo più vederci. Per il nostro bene. Se continui a seguirmi renderai tutto più difficile. No, per me è difficile stare lontano da te, Paola. Mattia, basta giocare. La realtà è diversa dal film che ti sei fatto tu. Ma quale film? Io una sera ho invitato a cena una ragazza carina, sincera, piena di passione. E abbiamo fatto l'amore. E questa ragazza dov'è? Dov'è finita adesso? La vera Paola è quella che vedi oggi. Hai visto la gente che frequento? I sistemi che usano? L'amore, i sentimenti, la passione non è roba per me. No, non è vero. Altrimenti tu adesso non saresti qui a parlarmi, a coccolarmi. Esattamente come fa una donna innamorata. Sciocchezze. Paola, se davvero non mi ami, però me lo devi dire dritto negli occhi. E allora io ti giuro che ti lascerò in pace. Ok, hai vinto tu. Anch'io ti amo. E chi se ne frega di tutto il resto? Allora, che ne dici della mia proposta? Non fare tanto la difficile, Asia. Spesso quelle come te non sono neanche molto sicure di chi sia il padre del loro bambino. Si sbaglia. Io so benissimo di chi è questo figlio. Tu sei assolutamente sicura che il padre sia Giorgio? Le piacerebbe che non fosse così. Io invece penso che tu non sia così sicura, sai? Li conosco i tuoi giochetti. Questi invece sono veri. Sono 250.000 euro. Sono un sacco di soldi. Sono tutti per te. Un figlio costa. Tu non hai un lavoro. E finché continuerai a studiare, ammesso che tu ci riesca con un bambino, dovrai mantenerti con quello che ti passano i tuoi. E che cosa dovrei fare in cambio di questo tesoro? Giorgio deve uscire pulito da questa storia. Non risulterà lui il padre del bambino. C'è solo un piccolo problema. Come farò a convincere Giorgio che il figlio non è suo? Visto che il test del DNA dirà sicuramente il contrario. Questo non è un problema, il test ci penserò io. Conosco qualcuno che può fare in modo che dal test non risulti lui il padre del bambino. E come? Tu non ti preoccupare. Devi soltanto prendere questa valigetta e sparire dalla mia vita e da quella della mia famiglia. Dimenticati che esiste. Adesso ho da fare. Pensaci bene, Asia. Prendere o lasciare? Belli tutti questi soldi, vero? Sono tutti per te. Aspettano solo la tua parola. Considerando la generosità dell'offerta, devo pensare che questa situazione la faccia sentire piuttosto a disagio. È vero, gli inconvenienti mi mettono di malumore, specie se non ho una soluzione a portata di mano, ma come vedi non è questo il caso. Lei non sa nemmeno se io accetterò. Che cosa le dà tanta sicurezza? Perché questa è l'occasione migliore che ti potesse capitare. D'accordo. Ammettiamo pure che io
accetti questi soldi e che le permetta di alterare il test del DNA. Ma in futuro la cosa potrebbe prendere una piega ben diversa. Non vedo quale. Un giorno io potrei ripetere il test e pretendere che Giorgio riconosca suo figlio. E il suo si rivelerebbe un pessimo investimento. Mi sottovaluti, Asia. Infatti il nostro contratto prevede, diciamo, una piccola postilla. E sarebbe? Dovrei rinunciare a tenere il tuo bambino. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo come cercarte. Se è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita, ricettatore ave con i cuori rubati. Robby, questa serata, signore e signori. Signore e signori, benvenuti in questa serata che ci invita tutti. Questa serata che ci invita tutti. Mai, 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 mai interrompere un artista quando prova. Questa serata è un sonnambulo, vieni via. Ci invita tutti. Però direi che ci possiamo ritenere più che soddisfatti, no? Perché mi guardi così? Perché sei un uragano, guarda quanta gente sei riuscita a coinvolgere con il tuo entusiasmo, sottoscritto compreso. Senti, Michele, io ti devo ringraziare. Ti devo ringraziare perché davvero, senza di te, io... Senza di me? Te la saresti cavata comunque benissimo. Sono io che devo ringraziare te. Sei una persona meravigliosa, entusiasta, piena di risorse e incredibilmente carina. Si rende conto di quello che mi sta chiedendo? Di liberarmi di mio figlio? Più precisamente ti sto chiedendo di darlo in adozione. Adozione? Legalmente non potrei avanzare più nessuna pretesa. E il bambino risulterà a tutti gli effetti della famiglia che l'avrà adottato. In poche parole sarà come se tu non avessi mai partorito. Lei crede che con i soldi si possa comprare tutto, vero? Anche un figlio? Niente affatto. Io credo che con i soldi si possano comprare le persone come te. Bene. Allora la cifra è troppo bassa per quello che mi chiede. Infatti questo è soltanto un acconto. Al momento della firma per l'adozione ti verranno versati 3 milioni di euro su un conto cifrato in Svizzera. 3 milioni di euro? Non un centesimo in meno. Pensaci bene, Asia. Credo che questo, tutto sommato, sia un ottimo affare per entrambe. Fa male? Beh, certo picchi al tuo amico, eh? Però dentro di me l'ho sempre saputo che per averti avrei dovuto soffrire un po'. Ho solo cercato di tenerti fuori dai guai. Almeno te. Diversi anni fa mio fratello era coinvolto in un giro di criminali. Io ho fatto di tutto per cercare di farlo uscire, ma non c'è stato verso. Quando sei coinvolto in certe situazioni, l'unica via d'uscita è con i piedi in avanti. Avevo un'unica possibilità di proteggerlo. Diventare una di loro? Ho cercato di seguirlo. Volevo soltanto tenerlo d'occhio. Ma per farlo dovevo coinvolgermi. Gli nascondevo le armi e la roba. E proteggevo lui e i suoi complici. Poi piano piano hanno cominciato ad abituarsi. Ed eccomi qua. Certo, potevi dirmelo subito, no? Non volevo legarmi a qualcuno e poi rischiare di perderlo come è successo con mio fratello. Ma vuoi dire che tuo fratello... No, sta bene. Ma quando sei in carcere, non appartieni più a questo mondo. E per la gente non esisti più, sei come uno zombie. Mi spiace. Mi spiace, non potevo sapere.
Cosa credevi, che mi divertissi a giocare alla piccola criminale? No, non l'ho mai pensato. E adesso che so come stanno le cose, non ho intenzione di lasciare che questo gioco vada avanti. Che intendi dire? Che ho intenzione di toglierti da questa storia. Chiara ci sa proprio fare con i bambini, eh? Anche con i vecchi. Gli si rigira su un dito come le pare. È un classico. Come si fa a dire di no a una con un musetto come quello? Tuo padre non vede l'ora di vederti ballare, Leonora, eh? Oddio, papà, il pensiero che ci sarà anche tu su... Non ce la faccio, poi mi sento le ginocchia di gelatina. Rilassati, eh? Rilassati. Immaginati di essere sola. Concentrati su un punto. Io facevo sempre così prima di entrare in campo. E funzionava? Cioè, facevi sempre gol? No, però mi dava un'aria misteriosa e accattivante. Non me l'hai mai detto che tuo padre è stata una promessa del calcio italiano? Una promessa, più che una promessa. Se non fosse stato per l'incidente a quest'ora, sarebbe la figurina più preziosa dell'album. Invitiamo del calciatore. Invitiamo il gentile pubblico a prendere posto. Oddio. Lo spettacolo inizierà tra Vado. Pochi tantissimi! È bellissimo vedervi qui tutti stasera. Davvero, fantastico. Mi hanno detto quattro gatti, invece pare che vi siete portati appresso il quartiere. Comunque sono contentissimo di vedervi qui a questa festa. E sì, cari signori, perché questa è una festa. È una festa che ci consentirà di misurarci con la nostra generosità. I proventi di questa serata contribuiranno alla costruzione della casa famiglia che ospiterà questi fantastici bambini. Voi lì in fondo, voi, non li vedete questi bambini? Non sapete che faccia meravigliosa abbiano? Una faccia così bella che verrebbe voglia di mettere subito la mano al portafoglio, ma... Adesso tolgo il disturbo e vi lascio alle grazie di Eleonora Rossi che interpreterà il balletto Mystery. Dov'è? Dov'è? Muoviti, Eleonora, muoviti! Per cominciare potresti lasciare l'appartamento e venire a stare da me. Ma allora non hai capito niente? Non ti è bastato come ti ha ridotto Tony? Questa è la mia vita, non la tua. Certo, e io cosa dovrei fare? Starmene qui comodo ad aspettare di leggere sul giornale che ti hanno messa dentro, magari anche peggio. Potresti scappare, andartene via, prima o poi smetterebbero di cercarti. Tu questa gente non la conosci. Sono abituati a regolare sempre i loro conti. Anche se ci dovessero impiegare mesi, anni. Io non voglio vivere come una fuggitiva. Sì, ma io sarei con te. Guarda, posso vendere subito il negozio, ce ne andiamo su in Irlanda. Io ho un sacco di amici lì. Faremo sparire le nostre tracce e non ci troverebbero mai. E lasceresti tutto quello che hai qui? Allora non hai capito. Io sono pronto a rischiare tutto quello che ho, anche la mia vita per te. Tu sei pazzo e non te lo permetterei mai. Tutto quello che vedi, tutta la mia vita finora non ha senso se non ci sei tu a dividerla con me. Paola, io te lo ripeto, tutto quello che voglio sei tu. E cominciamo da capo, insieme. Forse un modo c'è. È una probabilità su mille. Ma devi promettermi che ti fiderai di me e soprattutto che non farai domande. Va bene, hai la mia parola. Da quando è cominciato?
veramente quasi finita. Stefano! Stefano, abbiamo un problema grandissimo. Che succede? Guarda, guarda la scritta, guarda la salute dei bambini. L'illusionista greco, quello dice che è bravissimo. Sì, ma è scomparso durante il numero. E non riesco a farlo ricomparire. Abracadabra, abracadabra, non ricompare. Quindi ho un vero mago, un vero figlio, fino al collo. Ma anche la serata di beneficenza è andata molto male. Abbiamo incassato pochissimo. È stato proprio una figura di... E Vale? Come l'ha presa? Male, male, malissimo. Dobbiamo inventarci qualcosa. Velocemente. Sentito entrare. Come stai? Vuoi saperlo veramente o possiamo soprassedere? No, deve essere motivo d'orgoglio avere un padre come me, vero? Lascia stare me, parliamo di te. Come ci si sente a diventare nuovamente padre? Da una donna che non è tua moglie. Male. È in colpa, profondamente in colpa. Io e tua madre non riusciamo mai ad essere completamente felici. Ogni volta ci manca tanto così, ma succede sempre qualcosa che rovina tutto. Un figlio. Questo ti aveva chiesto mamma. Un bambino. La cosa più semplice e naturale. Anche per me, sai. Non solo era il segnale che io e tua madre ce l'avevamo fatta, che la vita ci dava un'altra possibilità. Sembra che al destino piaccia mischiare le carte. Comunque anche questo è tuo figlio, no? Già, solo che viene da una donna che non amo e quindi non porta gioia, ma solo problemi. Mi dispiace infinitamente per lui, perché un figlio non voluto, non amato, è un brutto modo per venire al mondo. Cosa significa licenziata? Significa che non lavoro più alla Delta Style. E tu te ne stai lì, tranquilla, senza fare niente, senza opporti. Ma cosa dovrei fare? Ti dovevi opporre. Questo licenziamento è un atto intimidatorio, una punizione nei confronti della nostra famiglia. Ma dai, Paolo, esageri. La conosci anche tu, Ginevra. È proprio perché la conosco che non posso accettare tutto questo. Se ripenso agli sforzi che abbiamo fatto per aiutare quella donna, non... Beh, cosa fai? Ti metti a rinfacciare? Così essere ingiusti sarete in due, eh? Che non riesco a essere obiettivo. La Ginevra non me l'aspettavo. Prendersi una rivincita nei tuoi confronti, ma è un atto meschino. Ciao. Ma di che state parlando? Ma quelle cose noiose che capitano ai genitori. Come va tu? Un po' stanca, a dir la verità. Vai a riposare. Sì. Ti chiamo io quando è pronto. Va bene. Sai, non mi guardare così. Con tutto quello che sta passando non le volevo dare un'altra preoccupazione. Ma non potrai continuare a nasconderle tutto in eterno. Vabbè, prima o poi glielo dirò. Adesso volevo che stesse tranquilla. C'ha già la sua coscienza con cui fare i conti. Ma che bei soldatini tutti in fila. Ti richiamo dopo. Ciao. Scusa, ma ero all'ospedale. Beh, che è quella faccia? È la faccia di una che ha fatto un buco nell'acqua. Beh, non direi proprio, lo spettacolo era partito alla grande. Appunto, Michele, era partito alla grande, sta precipitando ogni minuto di più. Vogliamo parlare delle donazioni? Con quello che abbiamo raccolto riusciremo sì e no a offrire un gelato, forse, ad ogni bambino. E tu cosa fai, getti la spugna? Valentina, un buon medico non si arrende mai. C'è un problema, bene, cerca di analizzare la situazione da un altro punto di vista. Mi dispiace, Michele, ma credo di averli esauriti i punti di vista per questa sera. Errore.
ce n'è ancora uno che non hai preso in considerazione. La donazione anonima. Ma come una donazione anonima? Chi è stato? Io non lo so, altrimenti non si chiamerebbe anonima. Che fai, non apri? Certo che l'apro. 1.000 euro! Michele Rossini. Ma sei completamente matto, ma non dovevi, non posso accettare, no? Non dovevo, ma potevo. E credimi, l'ho fatto con infinita gioia. Ora vado, ci vediamo dentro. Io non voglio neanche starti a sentire. Tu stai cercando di intenerirmi, di farmi abituare all'idea. No, ti sbagli, io volevo soltanto... Ma che ne sai? Certo che lo voglio un fratello. Quando mamma era incinta, cavoli, sarò contenta. Sì che lo voglio un fratello. Ma non così. Questo sarebbe sempre e comunque il figlio di Asia. E io non posso accettarlo. Giulia, ho fatto una serie di errori imperdonabili. Ma ti prego, ho bisogno di sapere che tu in questo momento mi sei vicino. Papà, lo sappiamo tutti chi è Asia. Per colpa sua io e Andrea stavamo per lasciarci la pelle, te lo ricordi? Per colpa sua, sì, ma il bambino non c'entra. Lo sbaglio l'ho fatto io e se da questo errore nasce un figlio, io ho il dovere di occuparmene come uomo e come padre. E mamma? E io? È giusto che paghiamo noi. Giulia, lo so quanto hai sofferto. Se questo figlio è tuo, amarlo non è un problema che devi risolvere con la tua coscienza. Ma non chiedermi mai di considerarlo mio fratello. Signore e signori, buonasera. Scusate per l'attesa, ma come sapete i grandi artisti si fanno sempre aspettare. Adesso un personaggio molto amato dai bambini. Signore e signori, il clown! Bambini! Sono in ritardo? Ah, ma se sapeste dove sono stato... Adesso quasi quasi vi racconto una storia, va? Questa non me la ricordo in scaletta. Questa è la storia di un mio amico. No, infatti non c'è. Si chiama Stefanino, detto Nino. E adesso è grande, 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 grande. Ma prima era piccolo, 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 piccolo. Nino, appunto. Nino era come voi. Era... viveva in un orfanotrofio, era senza mamma, senza papà. E li aspettava. E li aspettava così tanto... che le orecchie gli fischiavano. E gli fischiavano così forte, così forte, così forte, così... Fino a quando... una mamma. E pure un papà. Ma veri! Ma proprio veri! E voi fate così. Se siete tristi, fischiate. Fischiate che da qualche parte ci sono una mamma e un papà molto duri d'orecchi, ma molto buoni, che aspettano soltanto voi. Poi se non vengono? C'è chi dice che l'amore... l'amore arriva sempre. Può arrivare per molte strade a farvi contenti. Anche Nino, quando crebbe, si innamorò di una fatina. Ma poi crebbe ancora, e ancora, e ancora, fino al punto da pensare di non aver più bisogno di lei. Beh, Nino adesso è cresciuto così tanto che non riesce più ad alzarsi da terra, è sempre un po' triste. Bambini, se incontrate quella fatina, ditele che Nino ha bisogno di lei per volare. E non dimenticate perché siamo qui questa sera e siate generosi come solo il vero amore sa esserlo. Bella serata, eh? Prego, si accomodi, Diego. Grazie. Piena di sorprese, no? Davvero, davvero. Ma anche quel ragazzo, come si chiama quello vestito da pagliaccio? Stefano. Ecco, Stefano. Ma lo sai che mi ha commosso? Sì, è stata una sorpresa anche per me, devo dire. Lui di solito è così spavaldo, sicuro di sé. Invece, a vederlo, diciamo, col cuore in mano, mi ha fatto un certo effetto. Comunque, vabbè, io l'avevo immaginato che tra lui e Valentina... E poi questa sera, dai,
Quella è stata proprio una dichiarazione d'amore in piena regola, eh? Altro che favola. Sì, comunque il pezzo più bello è stato quello di Eleonora, visto che la gente si è alzata in piedi. Comunque sprizzavi energia da tutti i pori. Sprizzavo, hai detto bene. Adesso che la tensione è calata mi sento stanchissima. A proposito, io bisogna che vada, tolgo il disturbo, è tardi. No, papà! Senta, Diego, visto che mia figlia Marianna rimarrà fuori fino a domani e la camera è libera, perché non si ferma qui con noi? Dai, papà, rimani così, almeno andiamo a fare colazione insieme domani, eh? Non lo so, non vorrei disturbare. Ma che disturba? No. Ma che scherziamo? Eleonora, Chiara, ci pensate voi a rifare la stanza? Sì, eh? Come no? Veloci, veloci. Veloci, veloci. Oh, grappa, whisky, vodka. Naturale, non gelo, eh? Da? Da, vodka. Ah, bene, finalmente ho trovato un compagno alcolico. Sono contento che Eleonora abbia trovato una famiglia come la vostra. Sì, è una brava ragazza e noi le vogliamo tutti un mucchio di bene. Solo che stasera mi sono reso conto che il nostro affetto non può bastarle. Cioè? Che intende dire? Beh, non l'ho mai vista così felice. E questo grazie alla sua presenza. Alla sua, alla tua, alla tua. E alla tua. Alla nostra. Stai bene? Ho appena avuto una discussione con Giulia riguardo ad Asia. Lei giustamente non accetta l'idea che io possa essere il padre di questo bambino. Mi sarei preoccupata se avesse reagito diversamente. Giulia ha avuto una delusione dalla sua migliore amica e dalla sua famiglia. Non dalla sua famiglia, da me. Io non sono stato capace di risparmiarle questo dolore. Il dolore e gli errori fanno parte della vita, no? L'importante è che lei ci veda uniti. Solo così potrà superare questo momento. Sì, ho paura che non sia un momento. Ho la sensazione di precipitare. Più precipito, più ti trascino con me. Ma, Giorgio, non mi sembra il momento di lasciarsi andare così. E non siamo neanche sicuri che il padre sia tu. E se lo fossi, invece? Se questo bambino è veramente mio. In quel caso io ti sarò vicino. E non permetterò a nessuno di distruggere la nostra famiglia. Ti ha fatto soffrire tanto, Ginevra. Dove trovi la forza di perdonarmi ancora? Perché ti amo. E tu e Giulia siete tutto per me. Roby, non è che hai visto Stefano per caso? Ma l'hai visto quanti soldi abbiamo fatto? Ancora non sono riuscito a finire di contarli. Sì, sì, ho visto. Ma che c'è? Non sei contenta per i bambini? Certo che sono contenta, anzi sono contentissima. Roby, sei stato straordinario, davvero. Poi questa idea di coinvolgere Stefano, bravissimi tutti e due. Sì, Stefano è stato proprio bravo. Che peccato, però. Certo, da come erano partite le cose, chi se l'aspettava un successo del genere, eh? Proprio di questo stavamo parlando. Stefano è stato bravissimo. Già, un vero e proprio jolly. Lo fa spesso il clown? Né più né meno di tante altre persone. No, Vale, mi sa che non ci siamo capiti. Io non volevo mica... Michele, non ti preoccupare. È che Roby è fatto così. Se gli si toccano gli amici diventa una iena. Solo che volevo salutare Stefano, ringraziarlo. Mi sa che se n'è andato, però, mannaggia. Avrai sicuramente modo domani. Intanto, perché non ci ringraziamo poi a te? Ah. Dai, andiamo a festeggiare da qualche parte. Ma dove? Ovunque, c'è un ristorantino qua dietro.
Sei proprio sicura di non voler andare da qualche altra parte? Davvero, Michele, ho ancora la testa che mi scoppia per tutta l'emozione e la tensione di questa serata. Oh, mannaggia, però non vorrei che te la prendessi. No, no, figurati. È solo che mi sembrava il momento giusto per riprendere quello che avevo lasciato in sospeso. Scusami, ma non capisco. Valentina, da quando ti ho incontrato qualcosa dentro di me è cambiato. E se non mi sei accanto mi sento incompleto. È come se una parte di me mancasse. Anzi, meglio che non dica nulla. Sono confusa. Ecco, mi dispiace davvero. Certo. Capisco. Allora, ci vediamo domani. A domani. Buonanotte. Buonanotte. Stefano.